Benvenuti in questo nuovo video con il Pini. Non ve lo porto sul canale. Sei tu il Pini. Da quando non facevamo il video degli assaggi, l'altro canale dei vlog l'avete già visto. Siccome io e il Pini non abbiamo mai fatto un video serio, cioè non che questo sia un video serio, però un video dove sapete un po' più di noi, sia per scaramanzia, io trovo questi video porta sfiga, quindi se ci lasciamo è colpa di questo video. E qua ci sono un bel po' di domande che ho preso da una americana. Non so se in Italia abbiano tutte queste domande, ovviamente noi ne prenderemo alcune. Cioè, il test della patente. Esatto. 200 domande. Allora, facciamo che... domanda, tipo rispondi prima tu o io. Scusi? Rispondi prima tu e poi rispondo prima io, cioè una roba del genere. Dove ci siamo conosciuti? Dai, dove ci siamo conosciuti? Ah, io penso che prima tu. Ci siamo conosciuti al bar, come gli ubriaconi. Al crazy, esatto, ma questo è facile. Dove è stata la nostra prima uscita, il nostro primo appuntamento? A casa mia. Esatto. Abbiamo guardato un film. Esatto. Quello tra i licantropi. Dove e quando c'è stato il nostro primo bacio? Io la so. Andrea. Penso sempre a casa mia il primo bacio. No. Sì, invece. No. Come fai a non ricordartelo? Veramente? No, prima non me ne ricordo. Al bar. Dove c'è la macchinetta? Dove c'era la macchinetta? Ah, sì, è vero. Era una sera e lui ci stava provando. Io alla fine. Ma che cavolo dici? Tu ci stai. Tu mi hai abbordato! Non è vero! Sei un bugiardo! Non ci crederà nessuno. Abbordato. Cosa sei, una nave? Chi ha detto ti amo per primo? Ma penso che ancora adesso non l'abbiamo detto. Ma fai cagare? Gloria. Io non mi ricordo, lo sai. Ma sì, guardi sempre quei cavolo di film idioti. La nostra prima frase è stata io... Ti ricordi che non avevamo il coraggio di dirlo? Io ti... Ti vedo. Ma che cazzo dici? Cosa siamo, Avatar? Non avevamo il coraggio di dirci ti amo e quindi... Non mi ricordo neanch'io qual è stata... Ragazzi, è passato troppo tempo. Diciamo da quanti anni siamo insieme? Due. Quasi nove. Quasi nove anni. Mio Dio! Vabbè, quando è il nostro compleanno? Il 21 agosto del 90. No, 21 agosto di tutti Vabbè, gli anni. Vabbè, sì, però sono nata nel 90, no? E tu invece il 12 marzo. Basta guardar lì! 12 marzo. 12 marzo? Dell'84. E dove sono nata? A Bareggio. Ah! Sei scemo. Com'è che si chiama quel posto? Com'è il colore? Vabbè, lo sai, magenta. Ma magenta. Tu invece... Tu invece a Somma Lombardo. Dopo di me hanno chiuso. Dopo due o tre persone che sono nate lì hanno chiuso il coso. Esatto, me lo ricordavo. Dopo di me. Di che colore sono i miei occhi? Uguali ai miei, quali tuoi? Non te lo dico perché vedi incazzi. No, non è vero, sei un bugiardo, hanno le prove, le foto ci sono. Ma lei dice che sono verdi, ma per me sono color miele, tipo. Sono uguali ai tuoi, sono. Ma non è vero! Lui c'ha l'interno miele con l'esterno verde. Verde bottiglia e io uguale. Qual è il cibo che amo e che odio? Tu che ami il sushi, il tiger roll. Bravo, ma non è il mio preferito. Beh no. No. I dolci. Esatto, ma quale dolce in particolare? Il babà. Ne ho tanti, ne ho troppi. Potrebbe stare qui a elencarli, io non ho un cibo preferito. E quello che odio che mi fa proprio... Basta. No, vabbè, la mangio. La pasta. No, cos'è che mi sta proprio sul cavolo che non riesco a mangiare? Una cosa che proprio, mamma mia, l'ho mangiata da piccola e l'ho rigettata. Il fegato. No? La trippa. L'ho mangiata da piccola. Ma io manco adesso l'ho mai mangiata. Vabbè, è il cibo che odio, la trippa. Che schifo, ma non sarà mica un cibo. Te invece ami le lasagne, il pomiriso, la pasta, ti piace? L'insalata, che ogni volta sono fissato con l'insalata. Sì. Di dolci, vabbè, di dolci ti mangi quello che fai. Sì, quello che preparo io perché sennò non li mangia. E cosa odia? Le cose troppo dolci. Anche il sushi. E anche il sushi, vero? Però lo devo dire io, non tu. Qual è il numero delle mie scarpe? Numero di scarpe? 39. Vabbè, hai comprato le scarpe. Vabbè, ma io ti so, cioè so tutto di te. Non io, sono mica falso come te. Tu 45 e mezzo. Oh, ci sono andata vicino! Pensavo di dire una cavolata. In cosa sono brava? Tu. Niente. Hello darkness my old friend. Hello darkness.
Non anche una, cioè puoi dire anche di più, cioè, puoi anche fare la lista, puoi fare tutto. Sei questo brava tantissimo a stirare. Vai a cagare! Cosa odio stirare? Dovevi dirlo. In cosa sei brava? Non lo Cici, so. Ci devi anche pensare, scusa. Oh, non mi viene niente. Tu non mi ami. Aspetta, tagliamo perché non mi ricordo un cazzo. È questo il bello del video. Ecco perché poi le coppie si lasciano perché sbagliano a dire le cose e poi si mollano. A far che cosa? Non lo so, una qualità. Tu ad esempio mi fai ridere. Vabbè, tieni bene la casa. Vabbè. Ma io non lo so. Sei brava a farla scema. Quello sì. Beh, siamo bravi a far ridere entrambi. Ma siamo scema. Due coglioni. Due giullari. È vero. Dovete sapere che Andrea, quando mi vuole far ridere, inizia a mettere una mano davanti e una mano dietro, così aperta che fa la coda, e inizia a fare così. Perché imita il film Burlesque, esatto. Quando avevano sti robi qua, iniziate esatto. A imitarli, da lì passami. Qual è il drink che ordino se dovessi andare al bar e scegliere un drink? Ma tu la birra. La bionda, la birra. Se no ti bevi il Jack Daniels. Ultimamente il single barrel, perché non l'hai mai bevuto dato che lui li colleziona, è malato di Jack Daniels. E io? O vino rosso o limoncello. O? Proprio un cocktail? No, scusa, americano. Una volta ho detto un americano, ma hanno preparato l'americano cocktail, intendevo l'americano caffè. E quindi mi piglio per il culo. No, dai, un cocktail. Cosa? Margarita. Bravo. Quale film ti fa piangere? Cioè mi fa piangere, io devo dire un film che ti fa piangere a te. Lui non piange mai. Io? Tutti. Allora, io anche tipo le serie TV. Io tipo quando ho visto per la prima volta Bambi ho riso. No. Ho riso. Lo so. Balto. Ma non è che mi fa piangere. Ti fa emozionare. Mi fa emozionare perché è una storia vera. Non è che piango come vabbè, come ma te. È emozionare. Cioè, versi catinelle. Vabbè, io sono una persona sensibile, già. Ordino una pizza. Come la prendo? Gloria, la più semplice possibile. Margherita è al massimo sopra un po' d'aria. Per condirla. No, non è vero, a volte la prendo col cotto. Sì, cambio. Vabbè, comunque è la cosa più stupida che esiste nella lista. Vi sto lei guarda. A voi che prendete sempre. Lei guarda la lista, la pizza più inutile la ultimamente prenderò. Sono in fissa con patatine e würstel fatta dai cinesi. No, salame piccante. Ah, patatine e salame piccante fatta dai cinesi. Se io prendo ste robe semplici, lui prende l'opposto, il mondo. Lui mette carne trita, carne è trita. È vero, invece facciamo qual è la mia pizza come me la farei io. Ah, tu ci metti peperoni. Peperoni? Pepperoni. Ma quali? Quelli rossi. Quelli verdi, dolci. Quali rossi? E quelli a cornetto. È vero, è vero, è vero, è vero. Poi ci metti sopra la trita di manzo. Sì. Macinata grossa. Poi c'è molto buona la sua pizza, però è troppo. Poi ci metti sopra 8 kg quintali di tabasco. Vabbè, ma poi? Non mi ricordo più salame, cosa ci metti più. Piccante. Salame piccante. Boh, è un mappazzone. Ci metto il mais. E poi mais, è vero, la fatta americana. Posto, e al posto della mozzarella? Ah, ci mette lo Zola. La Supreme. La Supreme. Dove è stato il nostro primo viaggio insieme? In Egitto. In Egitto. Vabbè. Lo solo io, sembra un interrogatorio. Esatto. Qual è il nostro gioco preferito? Allora, il tuo, rispondo io. Assassin, quando giocavi alla Play, ci giocavi spesso. Poi l'hai mandato a cagare perché ti sei annoiato, perché non era più lo stesso. E adesso giochi sempre a Yu-Gi-Oh, a Clash of Clans o a Clash Royale o boh, altro non lo so. Basta. Vero. Io? Non gioco. Una persona veramente triste. No, dai. Lei gioca quando tipo con i tappi o robe del genere, come i gatti. Quando avevamo la Play a cosa giocavo? Con Angela o anche da sola? No, Guitar Hero. Bravo. Guitar Hero, se no da sola karaoke. Quello con anche le batterie. Se no i karaoke, sì. I giochi karaoke prendevo sì. Io. I giochi più inutili, come le pizze. Dai! Il brand di vestiti preferito. Il tuo ce n'è un po'. Ben Sherman, quando ti vestivi ai tempi con la roba Ben Sherman. E adesso ti sei fissato con la Carhartt. Sì, perché l'hai vista nel telefilm. Sì, solo per quello. E allora, tutte le cose costose. Dai, non tutte è vero. Le cose, tipo quando andiamo ad Arese, polli e birre. Esatto, pull and bear. Ah, no, vabbè, sì che lo so. Urban Outfit. Bravo! Bravo! Quanto ci metto a prepararmi? Tu ci metti
5 minuti, 10 minuti, toh. Un preso di doccia anche. Esatto. Io? No, dai, sì, però sii sincero, quanto ci mette a prepararmi? Un'ora e 20. Non è vero, oggi quanto ci ho messo? Un'ora e 5. Non minuti. È vero, eri sulla sedia, ti sei abbioccato 10 minuti ed ero pronta. Ma se mi sono addormentato! Ma tu ti addormenti in 3 secondi! Tu fai? Ma non è vero! E inizia il suo sogno! Stavo giocando! No, sono riuscita a finire! Il cappuccio che sembravi assassino, il cappuccio sotto! Bravi zio auditore da Firenze! You're a liar! Allora, se deve truccarsi, vestirsi, lavarsi, un'ora e venti tutta. Mo, no, ma perché devo mentire? Se ve lo state chiedendo è solo fragranza. Qual è la mia città preferita? Los Angeles, pietà, non ci andate. Ti piacerebbe tanto andare in Giappone, ma non ci sei mai stato. Ti piacerebbe anche andare in Norvegia. Ah, vabbè, sì, in America voglio andare a Nashville. Perché si è fissato con i Nashville Predators. No, perché lì c'è tutto, c'è la musica country, il coso di Johnny Cash. Ecco, qual è la mia canzone preferita? Oh, guarda, Johnny Cash. Capita a fagiolo. A fagiolo. Ho le calze con scritto Johnny e Cash. Qual è stato il mio primo lavoro? Il tuo... Allora, il tuo sono un po' indecisa, non mi ricordo se il primo è stato elettricista o quello delle scarpe. O vendevi scarpe al mercato. Mm-hmm. È stato prima l'elettricista? Sì, perché andavo d'estate con la... Ok. No, sbagliato! In realtà no, vendevo i manifesti! Me lo ricordo! Ma sono pagato lo scooter con quello. Dai, il mio primo lavoro è uguale al tuo. Cioè, tu manifesti, io davo i volantini. Ah, sì. Con mio padre. E il primo lavoro... Lavoro, la vice parrucchiera. La vice parrucchiera. La sguattera della parrucchiera. Sì, però dovevo fare le unghie. Che poi. Sì. Che poi mi hanno preso per fare la sguattera. Uno strano interesse, tipo un feticcio, una cosa. Il tuo lo so, è bruttissimo. Cioè? Un tuo strano feticcio. Che pettino la barba? Sì. Ma non è vero! Ma io non mi pettino. Lui mi ruba. Ma non è vero! Ma non ho una spazzola! Lui mi ruba la mia spazzola e si pettina la barba. Quando e le... se fai così, si incazza! Ma cosa c'entra? Mi dà fastidio perché mi scompigli. Cioè, lui fa tin tin tin, è un'ossessione! Ma non è un'ossessione, ma mi scompigli! Ma scusa, scompigliati tu! Ma se io no! faccio così! Vabbè, ma la frangia è un casino. Cosa c'entra? È un casino anche la barba, è un casino. Il mio feticcio, vediamo se lo sai. Mamma mia! Lo sapevo! Mamma mia, il naso! Il naso! No! Il naso! Quando tu devi soffiarti quel cavolo di naso, ci vogliono 5 giorni! Poi fai i conetti e se li infila tutto nel naso per pulirli fino al cervello! C'è un'altra cosa brutta che l'ho scritto anche su Instagram che faccio. Sì, i talloni anche. Mi dice mi gratti i talloni, poi prende le forbici e mi dice mi gratti i talloni. Ma è normale secondo voi una che si fa scarnificare con le forbici? Se fossi un animale, che animale sarei? Dovrei saperlo. Certo. Un colibrì. Vabbè, è vero, un lupo, ho sbagliato. È un gatto. Brava. Eccolo qua. Brava. È arrivato. Vorrei essere una Fribuslandia. Una Fribuslandia. Mamma mia, quanto siamo. Mamma, il nostro feticcio che ci accomuna è rompere le palle a Fribuslandia. Quindi queste erano le domande di questo boyfriend tag molto diverso, perché come vi ho detto abbiamo preso le domande un po' random da una americana. E non so, non ho guardato gli altri boyfriend tag, quindi non so se sono simili agli altri. Spero che questo vi sia piaciuto e che abbiate conosciuto un po' più di noi. E niente, noi vi salutiamo, fate un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e entrate a far parte della Fair Family! Ah, e dobbiamo fare la posta di Gloria, però... La posta di Gloria! Woo! Salutiamo... Arianna Rossi. Ciao Arianna! Teresa Ramos. Ciao Teresa! Poi salutiamo Morosita con le O giganti. 2992 Veronica. Bel nome lungo. Ciao, ma. Ciao. Ultima invece salutiamo Jessica Di Cocco. Oh, buono il cocco. Ciao Jessica. Ma. Ciao. Per essere salutati nella prossima posta di Gloria cosa devono fare? Scrivere un Mandarti commento. Una lettera? No. Ricevuta di ritorno. Devono scrivere un commento qui sotto con la faccina dell'Uniposca. No. Dovete scrivere un commento usando l'hashtag La Posta di Gloria. E cosa gli facciamo scrivere? Che vogliamo sapere qualcosa su di loro. Se siete fidanzate o no.
vogliamo sapere se siete fidanzati o no. E niente, ciao a tutti! Ciao! Ma al prossimo video! A mai più? No! Io non ci sarò mai più. No, lo porteremo ancora sul canale. È una promessa! Siamo a messa?